Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video. Chiacchiericcio, come state? Spero bene. Allora, questo mio chiacchiericcio vi parlerà un po' di tante cose. Allora, tante cose. Le poche cose che voglio parlare con voi. Allora, oggi non sono andata al mare, come voi sapete, perché fa troppo caldo. Finché fa troppo caldo io non vado al mare. E niente, allora, tra un poco mi truccherò, quindi preparatevi perché dopo questo video vedrete un video di trucco, sempre che riesco a fare altri contenuti, perché ogni volta che dico così poi non si fa mai il video trucco, ma vabbè, dettagli. E niente, appunto, questo è un video di riccio, parlerò un po' con voi e spiegherò perché ogni tanto sono attiva su YouTube per fare video e ogni tanto no, perché semplicemente mi sto riposando, sto facendo più riposo che altro, che video, però vabbè, niente, no, riposo nel senso che guardo i video delle altre, ma non faccio mai i miei, cioè i miei li faccio, ma tanto perché li voglio fare, ecco perché mi piace fare video, però semplicemente i video che faccio, come dico, come dite voi, non sono il massimo, però mi diverto a farli e niente. La qualità non è eccelsa, la qualità dei video, però nel senso che non, la luminosità non è mai quella che voglio io, ma non importa. L'importante è il contenuto. Il mio contenuto non è il massimo, però come ho ben capito, i miei video sono a livello amatoriale, ma va bene lo stesso così. E niente, voi mi vedete adesso da una posizione un po' stabile di video perché lo sto facendo un giorno sì e l'altro no, un giorno sì e l'altro pure, però vabbè. E niente, ci tenevo a dire che mi sta piacendo molto fare questi video su Instagram, quindi appunto se non lo fate fatelo ancora, seguitemi su Instagram e su TikTok, perché anche lì ogni tanto ribadisco faccio qualche video su TikTok. Non ho ancora capito come si facciano le live, ma non importa. Ciao. Adesso faccio una foto di, come si può dire, di dove sono seduta io, ma no, vabbè, senza alzare il telefono, così. Ecco fatto, niente. E vi dicevo, sì, questo video che riccio voleva essere un video di compagnia più che altro, non per essere utile a chissà chi e a cosa e come, però è per quando, però volevo parlare un po' con voi di come mi sto affrontando l'estate, perché quest'estate è piuttosto rodente, bella bollente, e questo caldo appunto mi sta facendo veramente sclerare di brutto. Ah, non so se avete presente, ma mi ho cambiato la veste per fare i video. Sto usando questo semplice vestito che non so cosa si vedrà mai, ma no, un bel vestitino. Non so cosa si possa vedere, ma è proprio un vero e proprio vestito. E niente, questo è un vestito e il vestito leopardato. Non è che la fantasia sia così brutta, ma non è neanche, non fa tanto impazzire. Oddio, la batteria si sta scaricando dal telefono, ma vabbè. Nulla. Mi devo muovere perché non vorrei che si scaricasse di tutto la batteria. Allora, aspettate un secondo. Ok, bene, ho messo risparmio energetico della batteria, sperando che duri. Cosa ho fatto in questi giorni? Sto aiutando tantissimo in casa, tantissimo. Quelle poche volte che mi vanno ad aiutare, aiuto in casa. Lavo i piatti, non cucino perché tanto cucina mia nonna, ma anche quello lo so, non è giusto, devo cucinare anche io, perché ci vivo anche io in questa casa in cui vedete voi quasi tutti i giorni, le volte in cui registro. E niente, quindi dovrei registrare. Sperando che il telefono regga, perché stava cadendo di nuovo. Quindi vorrei che non cadesse il telefono, perché se non mi arrabbio veramente sul serio col telefono e con me stessa più che altro, perché l'ho appena fatto giustare, ma sta
Si è affilata nel vetro, vabbè, no, voi non lo vedete, però si vede. La telecamera, per fortuna, è rimasta intatta, dal graffio della telecamera, del vetro, come si può dire, del display, insomma. Allora, innanzitutto, ci tenevo a dire che, appunto, non è giusto che cucina sempre mia nonna, ma è vero che questi video che vedete, videoblog, glitch, dove pulisco casa, dopo una sistemata in camera mia, ma non vedete mai che cucino, è vero, dovrei cucinare, e per qualche pezzettino ASMR, vabbè, o anche non ASMR, è importante che vi intrattengo un po' di più col cucinare, rammendare la casa, rammendare per dire che spazzare la casa, che ne so, anche se non lo vedete, però almeno lo sentite. Anche se non so dove mettervi mai, perché è la verità, la casa è piccola, ma non so mai dove mettere il cavo, il telefono appiccicato, da che parte, niente. Quelli sono dettagli, come dico io sempre in questi video, in ogni mio video, che comunque è, che dire, per, cos'era? Lunedì o sabato, non mi ricordo più. Anzi, uno, non so se la prossima settimana o in questa dovrei essere dal setista, fammi la ceretta totale se sentite rumori, il sottofondo e la luce, è in cucina, e mia nonna che sta preparando qualcosa di fresco, perché veramente si muore di caldo, ma vabbè, dettagli. E vi dicevo, cosa vi stavo dicendo, non mi ricordo più. Sì, potrei mettere il telefono attaccato al cavalletto per registrare i video delle mie routine quotidiane, mattiniere e non solo, però ogni volta o ho pigrizia o non mi va. Beh, vabbè, ho detto la stessa cosa, ma credo che mi abbiate capito a sufficienza. E niente, quindi sì, ragazzi, sono molto contenta dei video che sto facendo con voi, che sto facendo io per voi, ma anche più che altro per me stessa. Oddio, non lo so, ragazze e ragazzi miei, ragazzi miei, a proposito, volevo fare appunto un video trucco che non so se lo faccio adesso o dopo, ma sì, forse lo farò dopo, includendo questa terra qua, questa qui, con questo correttore che non l'ho ancora provato, ma non so se ancora voglio finire quello. Sì, mi sa che finirò prima non il Maybelline che l'hai appena comprato, ma quello della L'Oreal, non ne ho idea, perché ho visto che quello della L'Oreal mi fa le chiazze, poi quando lo applico non è ben applicato, vedete? Questa è la terra dell'Essence, ma ancora non la utilizzo finché non mi decido a utilizzarla, a metterla in uso, perché prima vedete che ho da finire questa qua, ho da finire questa che è Maxi Bronzer della Rimmel. Sì, è top, è topissima, però l'ho finita quasi, sono proprio gli sgoccioli. E niente, come burocca sono sempre questo, sto utilizzando, ormai ne avrete le palle piene, ma sto utilizzando questo della Labrosan Defense, già vedete, SPF 15, ve lo faccio vedere, ve lo tengo bello fermo in modo da farvi vedere i prodotti che sto utilizzando, Labrosan, già. Poi cos'altro dirvi? Come altro prodotto, questo qua appunto vi dicevo, anche questo ve lo ritengo fermo così capite bene di cosa sto parlando, di questo prodotto qui. Ve lo voglio mettere in uso per farvi fare, cioè per farvi qualche swatch in pratica di come può essere il colore esatto della Essence. Non so, lo vorrei aprire anche adesso, ma non ne ho idea. Profumo di cocco incredibile, non so voi, ma io ci sento profumo di cocco. O forse sto sbagliando, non vorrei sbagliare. Aspettate che leggo gli ingredienti da questa parte qui. Per pelle addirittura chiare, vabbè, la mia è quasi chiara. Non del tutto, ma è chiara. Macadamia. Boh, non so, non riesco a capire se sia
abbia o giorni di cocco o meno, perché qua ci vedete cosa c'è? L'attacco del, come si può dire, il antifurto sarebbe, non so come si chiama. Aspettate che ve lo chiudo un attimo. Sì, vabbè, ciao, ho fatto un danno. Non ho sempre più riso. Niente, non importa, dai. Non mi sono neanche rovinata le unghie, per mia fortuna, però è così. No, non me le sono rovinate le unghie, tranquilla. Tranquille e tranquilli. Ah, no, così non rende di tanto, però questo è lo swatch, non si vede granché. Allora, no, non si vede una mazza. Aspettate un attimo. Vede una fava, proprio un bel niente. Ecco qua, forse se lo avvicino così si vede qualcosa. Tranquille, è perché semplicemente voglio vedere il colore, ma però metterò qui al momento le multiuso fazzolettini, quelli della Soft Dream, delle Eurospin. L'ho messe qua sotto, voi non le vedete, ma sono sotto la scrivania. E niente, allora ragazzi, intanto sono riuscita a farvi vedere un po' qualche swatch, perché ho letto un commento di una ragazza, signora, non so, non ho idea di chi fosse, una signora che non mi ricordo il nome, perdonami, excuse me, I don't remember your names, però mi sono ricordata che mi avesse chiesto di fargli uno swatches, e uno swatches, gliel'ho accontentata, gliel'ho fatto. E niente, allora, tutorial in inglese, no, non posso perché ho ancora, come si può dire, un ricordo lontano che ho rimosso un po' di roba in inglese, cioè lo potrei anche fare, ma sarei una ciofeca pazzesca a farvi il tutorial in inglese di trucco, quindi ha già tanto se riesco a parlare a malapena l'italiano, che sono, vabbè. Sono nata in territorio americano, per chi non lo sapesse, in una base americana, sempre a Pozzuoli Napoli, però questa è una formazione che vi sto dando, la più preziosa che ho. Però sono nata, sì, scusate, sto facendo confusione, ma perché purtroppo non è facile, e sappiate che non è facile raccontarvi come sono nata e cresciuta. Allora, facendo già una fregnaccia, ma perdonate le mie fregnacce, scusatemi. Allora, sono cresciuta a Palau, cresciuta infanzia e eccetera a Palau, però la mia nascita è stata in territorio Pozzuoli Napoli, americano. Vabbè, Pozzuoli Napoli, però c'era la base NATO, ovvero un ospedale americano che. E lì mia madre mi diede la luce, in poche parole, tutto lì e niente. Quindi, che dire, non voglio dire altro perché non c'è altro da dire. E quindi nulla, sono nata lì a Pozzuoli Napoli e basta. Sono cresciuta e vissuta finora sempre qui, sì. A Pozzuoli, anche no, scusate, mi stavo già intartagliando, a Palau. Vabbè, per un breve periodo ho vissuto a Pozzuoli, Napoli, fino all'età di 3-4 anni, si impari di sì, se non erro, 2-3-4 anni. Non vorrei dire una baggianata, ma credo che mia nonna mi abbia ricordato che fosse così. All'età di 3-4 anni ho vissuto a Pozzuoli, Napoli, dopodiché mia madre non è più potuta risiedere lì, come si può dire, vabbè, rimanere lì, sostare lì a Napoli, a Pozzuoli, e siamo andati dritti, siamo tornati a Palau, in Sardegna. Dalla Sardegna siamo rimasti lì, finché adesso purtroppo, ahimè, volete o non volete, la disgrazia che mia madre non c'è più, ma sono con mia nonna, che mi vuole tanto bene e mi vuole tanto bene, sì. Raga, non piango perché devo andare avanti ed è giusto così, però non è facile raccontare certe cose. Però il prossimo farò se riesco, un dream, come si dice, dream life, qualcosa del genere. Il disegno, la storia della mia vita, ok? Se riesco, non l'ho fatto tutto in un breve capitolo,
Ma vi voglio raccontare in breve come sono, insomma, come è cresciuta la mia storia per il trucco, ma anche perché da cosa mi è venuto in mente di fare questo, non solo il canale, ma mia madre, quanti bei ricordi ho di mia madre, insomma, in breve tutta la storia della mia vita sarebbe, se mi riesce. Non è detto, ma ci voglio provare in qualche modo. Non vi prometto niente perché sarà tutto confuso il video che farò, però almeno vi racconto la mia storia, come è andata. Un attimo solo. E niente. Quindi questo era il video dove vi racconto le mie cose di tutta la mia giornata. Insomma, oggi non sono uscita per niente, mi ho fatto tutte le mie skincare e cosa. Se volete seguirmi, appunto, vi prego di seguirmi. Anzi, se va, non vi costringo, ci mancherebbe anche solo quello di costringere, perché io non voglio costringere nessuno a seguirmi o a chissà quale catena di Sant'Antonio voglio fare, anche no, grazie. Però se vi piace, vi interesso come persona, come tutto, questo è il mio profilo Instagram, YouTube, @basso8. Ve lo metto qui, oppure non lo so, anche nell'info box vi scrivo direttamente il mio, oppure ve lo dico a voce, da YouTuber Melania trattino basso 8 e TikTok Melania Beauty Makeup. Mi potete seguire anche su TikTok. Facebook, tanto è facile trovarmi solo come Melania Baxter, Make Beauty Makeup. Vabbè, c'ho due profili, uno è personale e l'altro è pubblico. Comunque, tutti e due pubblici penso che siano. Sì, sono pubblici tutti e due. Comunque, se volete mi potete seguire, sono reperibile dappertutto, pure perfino su Twitter, ok? Oltre che su Instagram, dappertutto, su Twitter. Ah, non ho Pinterest, scusate, Pinterest, perché anni e anni ce l'avevo, ma adesso non ricordo più se riesco a accedere o meno dal mio profilo Pinterest, aiuto, ce la posso fare. Però, vabbè, niente. Ciao. Un bacio, like, commento, PS, scusate per le unghie, ma le devo rifare. E niente. Ciao. Ah. Se va, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere i prossimi video aggiornamento. Ciao.